sportive, religiose, militari, saranno premiati tutti quegli atleti e quelle società che hanno avuto appunto modo di distinguersi davvero nello sport per meriti sportivi, innalzando così il nostro territorio. Abbiamo voluto iniziare questa serata mostrandovi un video di uno degli eventi più importanti del CONI, la giornata nazionale dello sport che si è svolta a Levanto, ed è proprio di Levanto anche il nostro delegato provinciale Mario Bonnea, a cui do appunto immediatamente la parola per un saluto. Grazie Serena, buonasera a tutti e buonasera. È una grande soddisfazione essere qui in questa sala, il valore che ha, il significato che ha per la Spezia questa sala, e per premiare questi ragazzi, questi atleti, queste società. Scusate, questa è proprio un'emozione che ho voluto subito riflettere su di voi. Saluto le autorità intervenute, e saluto gli atleti, i dirigenti, gli allenatori. Quest'anno in particolare abbiamo voluto introdurre in questo particolare momento della festa dello sport, introdurre quello che sarà in prospettiva, diciamo in preparazione del 2016, che per il CONI sarà inteso come anno dell'associazionismo sportivo. Abbiamo chiamato a premiare, quindi ad avere questa trasmissione proprio della storia dello sport, le prime tre società che sono nate sul territorio di La Spezia. E abbiamo qui in prima fila il presidente Bersenzio della Velocior 1883. Il presidente Castellini 1884, non nominava più la segna nazionale, e l'avvocato De Luca per la Rari Nantes La Spezia. Quindi si alterneranno con le autorità per le premiazioni dei nostri atleti, dei nostri dirigenti, dei nostri allenatori. Quest'anno abbiamo anche un allenatore, sarà un po' una sorpresa, si sa già perché poi queste cose trapelano. Bene, chiederei qua di salire un momentino a portare il saluto del CONI come presidente del comitato regionale, presidente di CONI Liguria, anche perché lui trova sicuramente meglio di me le parole ed è più, diciamo, grazie per essere qui con noi. Grazie. Buonasera a tutti. Qui dall'insegna della loro città, quindi un ringraziamento, un saluto a tutti quanti voi da parte del CONI Liguria. Che meraviglia, vedo tanti giovani in tuta. Questa è una cosa stupenda, ragazzi, bravi, continuate così. Spezia continua a primeggiare nell'ambito dell'attività sportiva. Spezia è una città che ha dato molto e continuerà a dare molto nello sport. Come ha detto giustamente il nostro grande delegato Mario Bonnet, che in un anno è riuscito a fare tantissimo e si è imposto bene come delegato, come coordinatore dell'attività sportiva sul territorio, che ha preso le redini da Alessandro Lupi. Alessandro Lupi è stato un ottimo delegato provinciale, ha fatto molta attività qui sul territorio, soprattutto con interventi anche molto qualificanti parte della scuola dello sport. E io ricordo sempre anche il mio maestro Pier Giorgio Lombardi, perché Pier Giorgio Lombardi è stata la storia dello sport pezzino. Bene, qui presente, l'assessore Saccone, tanto caro, sempre presente, e tutti voi, e quindi cedo di nuovo la parola al nostro mitico Mario Bonnet per condurre di nuovo la serata. Grazie Mario. Grazie a tutti. Io adesso avrei piacere di avere il saluto qui dell'assessore Saccone, presente, ci onora la sua presenza, ci porta il saluto della città della Spezia. Anche
Anch'io cercherò di essere breve perché ovviamente sono tantissime le premiazioni, ma per me era un'occasione irrinunciabile quella di lanciare un appello che farò tra un secondo. Sapete che l'anno che verrà è l'anno della città europea dello sport. È un percorso che è iniziato con Alessandro Lupi, che anche, ovviamente anch'io mi unisco nel ringraziamento, che è continuato con Mario Bonnet sotto la supervisione anche di Ottonello, e con una mano anche insomma da parte della regione che verrà. È un anno importante, un anno che sarà ricco di calendari, ricco di eventi sportivi, e quindi invito tutte le società sportive, anche quelle che fino adesso non hanno collaborato in stretto contatto col comune, a contattarmi, perché entro il 31 gennaio dobbiamo redigere il calendario che sarà un po' la cornice di quello che sarà il 2016. Quindi far sì che il calendario sia ricco di eventi, e voglio ringraziare ovviamente Mario per la bellissima serata che ha organizzato e unirmi ai ringraziamenti per tutti gli atleti e per i risultati che avete conseguito. Grazie. Prima di cedere il microfono a Selene, che sarà molto più brillante di quello che riesco a essere. Grazie Mario. Benissimo, andiamo avanti, chiamiamo ora Megan Buriassi. Anche Megan ha la possibilità appunto di portare i colori, di vestire la maglia azzurra a livello europeo, infatti è stata convocata per il festival in Georgia. Megan ha vinto l'oro nei 200 del Delfino ai campionati italiani invernali di Riccione, tanti gli altri suoi successi, l'oro sempre nei 200 metri anche nei campionati italiani estivi a Roma, tanti successi a livello italiano, ma ora la responsabilità più importante è quella appunto di vestire la maglia azzurra. Grazie Megan. Bene, andiamo avanti. Abbiamo avuto l'assicurazione per quanto riguarda la Selene, un attimo di ripresa e poi ritornerà un'altra volta a dirigere questo spettacolo importante dello sport, uno sport che effettivamente lo stava pilotando in maniera egregia e ci dispiace molto per quello che è accaduto. Abbiamo assistito a questo momento di defaianza. Riprende con una sostituzione. Tornare internazionale di Barcellona vestendo la maglia della selezione nazionale Elite e inoltre vittoria del campionato italiano, prima serie di hockey subacqueo con la squadra di Spezia. Chiamo sul palco Cecchi Lorenzo. Subacqueo Under 19, atleta della nazionale Under 19, qualificatosi settimo su 10 nazioni. Cambiamo sport, passiamo al pattinaggio a rotelle, chiamo sul palco Valenzano Giorgia a ritirare in piedi, prego. Primo posto 300 metri cronometro, Coppa Europa,
Sempre in Germania, l'individuale secondo posto 1000 metri. Il prossimo atleta stasera non è presente, però ritira il premio la mamma, Botto Jacopo. Per la pallavolo. Botto Jacopo, grande, è stato l'Italia, è stato in Italia, italiano, ha fatto la partita con gli australiani, è nella squadra con l'Italia, la sua passione, ha vestito la sua maglia, era un desiderio particolare, ci è riuscito, veramente un plauso a questo ragazzo che è partito realmente. Il senatore Caleo è con noi per le premiazioni, è arrivato leggermente in ritardo ma era in giro. Se vuole portare anche un saluto. Mi piace essere arrivato in un momento un po' particolare, quando ci sono le manifestazioni sportive normalmente c'è grande entusiasmo. Ho capito nell'entrare che era successo qualcosa e la prima cosa che mi sento di dire davanti a tutti voi è augurare una pronta ripresa devo rassicurarla, sono cose che capitano. Quando si parla e si presenta davanti a tante persone, lei come si sente? Quando si parla, si presenta davanti a tante persone, succede anche a chi fa politica. Io la prima volta che sono intervenuto in Parlamento mi tremavano le gambe, avevo la sensazione di cadere da un momento all'altro, però poi dopo passa. E non volevo mancare a questa iniziativa. Io conosco molto bene Alessandro, saluto il nuovo, non si chiama più presidente, ma però secondo me bisogna continuare a chiamare il presidente del CONI. Io ho fatto il sindaco con i presidenti che si sono succeduti, uno, Lombardi, sono sempre andato molto, molto d'accordo. E arrivo da una presentazione di una società sportiva sardanese, però di corsa sono arrivato anche qua. Io volevo portarvi il saluto del Senato, Repubblica. Noi abbiamo tra le altre cose la prossima settimana un provvedimento per lo sport abbastanza sostanzioso e abbiamo delegato il CONI a coordinare la stesura di programmi a livello nazionale. Non è un vista formativo, la scuola si pone subito prima. E poi c'è la famiglia, la scuola, poi le società sportive, perché tengono questi ragazzi, i nostri figli, per tante ore al giorno e svolgono anche una funzione sociale. Chiudo ringraziandovi per quello che fate, per quello che farete, e sono sicuro che grazie anche allo sport si può costruire una società migliore, più inclusiva, più legata a quei valori che sono alla base dello sport. E credo, Presidente, che questo è l'augurio che porto da Roma, da parte anche del Presidente del Senato, a tutti voi. Buona serata! Federazione Italiana Nuoto, Bassani Gabriele, ha vestito la maglia azzurra. È riuscito a conquistare la finale di triathlon
nella Coppa Europa disputata in Ungheria. Quarto posto al campionato del mondo senior, Lambruschi Silvia. Posso raccontare un aneddoto? Allora, oltre a salutare Antonello, che è stata una gaffa, ma ormai da tanti anni che ci conosciamo, non lo puoi anche permettere, e il delegato del sindaco, l'assessore allo sport Sacconi. Questa signorina, io ero in missione a Taiwan, a Taipei, e c'erano i campionati del mondo, e sono scappato via letteralmente dall'iniziativa per andare a vedere lei, e solamente che c'era il fuso orario, sono arrivato un giorno prima, un giorno dopo, mi ricordo, fatto sta che ho dovuto richiamare a casa per scusarmi di non aver partecipato, però volevo che insomma ricordassi assieme a me questa bella esperienza tra le migliori del mondo. Lei è molto brava, comunque. Scusami, ma anche a tutti. Scusa dirette dal senatore. Società sportiva con la Lambruschi che... Dance Mania. Convocazione ufficiale da parte della federazione al campionato del mondo di Latin Show che si è tenuto a Torino a novembre. Eccole qua il nostro gruppo che sale in questo momento a prendere il laudato premio. Campionato del mondo che si è svolto a Lussemburgo nel settembre del 2015.